Un altro tassello è stato inserito nel puzzle che forma il progetto di costituzione del Gran Sasso Science Institute, centro di studi avanzati che si colloca in uno dei poli scientifici d'eccellenza a livello internazionale, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso. È stato infatti presentato questa mattina da Sergi il piano strategico dell'istituto, che sarà il volano per far ripartire l'Università dell'Aquila, come ha spiegato il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, presente alla cerimonia di presentazione. Non c'è il rischio che puntando esclusivamente a queste eccellenze, l'Università dell'Aquila, che oggi si trova ancora in una condizione precaria e difficile, venga un po' messa da parte, quindi che si pensa alle grandi opere e non a quelle ordinarie? Assolutamente no, questo rischio non esiste, perché puntare e ritenere che l'Università dell'Aquila sia il volano dello sviluppo dell'Aquila dei prossimi 10 anni vuol dire evidentemente non puntare soltanto alle eccellenze, ma concepire le eccellenze come dei punti fondamentali di attrazione, che sarebbe folle non sfruttare perché già ne abbiamo tutte le condizioni, ma soprattutto anche come il cartoncino da visita di ben altro, ma il ben altro è la qualità della formazione per decine di migliaia di studenti. Gli studenti, parliamoci chiaro, nell'università ci vanno se la qualità di insegnamento è buona. Allora l'Aquila a questo punto ha una straordinaria opportunità. Insieme a Barca erano presenti il ministro per l'istruzione, la ricerca e l'università Francesco Profumo, la direttrice dei laboratori del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Lucia Votano, il presidente dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni, il direttore del Gran Sasso Science Institute Eugenio Coccia e le massime autorità locali, il presidente della regione Gianni Chiodi, della provincia Antonio del Corvo e il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Il Gran Sasso Science Institute, secondo il ministro Barca, è una cosa ovvia perché ha l'università, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, un flusso continuo di studiosi internazionali e un contesto naturale, aggiunto, più bello del Colorado. Tre sono i settori traneo dell'istituto: fisica e matematica, informatica e management. La lingua ufficiale sarà l'inglese, visto il contesto internazionale in cui si inserisce l'istituto. Ministro, è soddisfatto del piano strategico presentato? Secondo lei, con questo piano strategico è possibile realizzare quelle figure che lei ha definito imprenditori di se stessi? Certamente il piano strategico è stato fatto con grande attenzione, di grande qualità. Adesso, da adesso all'inizio dell'anno 2013-2014, dovremo cercare di trovare le persone che abbiano le competenze perché il tutto si rientri in questo grande tema della complessità. L'idea è proprio quella di andare un po' oltre le separazioni che sono proprio più dell'università che dei centri di ricerca, in cui ci sono i settori scientifico-disciplinari. Il centro di studi scientifici avanzati sarà gestito nel primo periodo dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il primo triennio, che partirà dall'anno accademico del 2013-2014, dopo il quale, a seguito della valutazione ANBUR, potrà assumere carattere di stabilità.